La nuova vita di Vincenzo Millico, il fantasista del Foggia, si è ripreso la scena e con la doppietta rifilata alla Turris, con due gol da Cineteca, si è guadagnato meritatamente la copertina. Se lo gode Zauri, che lo ha rigenerato dopo che lo stesso calciatore era finito ai margini del progetto tecnico, con Brambilla prima e con Capuano poi. Siamo in un contesto dove non rinasco io se faccio due gol, rinasco se la squadra inizia a giocare bene, a vincere come stiamo facendo, quindi al di là che io possa fare gol o meno, non è questo che mi dà la rinascita. La rinascita è se vinciamo tutti ne traiamo più vantaggi. Non lo so cosa è cambiato, non voglio parlare di persone che adesso non ci sono più. Sicuramente il mister è stato bravo a metterci ognuno a proprio agio, a darci quelle cose che magari ci avevamo bisogno di toccarci delle corde, magari dentro il nostro animo, dentro il nostro cuore, che avevamo bisogno che venissero toccate. Quindi, oltre che magari anche una preparazione tecnico-tattica che ci esaltiamo magari un pochettino di più. Era partito con i gradi di capitano cuciti addosso, poi l'involuzione ha pagato i postumi del grave infortunio che lo hanno costretto a finire due volte sotto i ferri. Un lungo stop che ha necessitato di un lungo tempo di ripresa, condizione non al meglio, aggravata dalla posizione in campo di chi lo schierava lontano dalla porta. Con Zauri la musica è cambiata e Millico ora è pronto per prendere per mano il Foggia e guidarlo verso la risalita. La classifica adesso è difficile da guardare, contando che mancano 20, 23 partite, 24 partite, quindi è anche difficile fare dei giudizi adesso. Ci siamo confrontati con altre squadre, abbiamo anche dimostrato magari di saperci anche, di poterci imporre su squadre che magari puntano e sono nella parte sinistra della classifica anche in alto.